Io lo so che mi odierete per con le maniche corte, ma sento troppo caldo. Ma ciao a tutti, viciati, bentornati in un nuovo video. Oggi in modalità estate perché mi ero messo il maglioncino, ma poi ho acceso tutte queste luci, ho iniziato a sentire caldo. Ho appena mangiato una pizza che tipo non so quanti giorni di digiuno ci vorranno per smaltirla. Se mi vedete strana e anche un po' truccata e un po' con le sopracciglia enormi, non è perché sono strana e un po' truccata, no, le sopracciglia enormi ce le ho. Ho fatto la laminazione sia alle ciglia che alle sopracciglia, ma adesso ne parliamo. Queste sono un po' di novità che vorrei provare con voi oggi perché ho troppa voglia di truccarmi, visto che ieri ho fatto sta laminazione e sono curiosissima di sapere com'è effettivamente il risultato truccata. Ovviamente non ho la più pallida idea di come mi truccherò e probabilmente non mi piacerà il make-up che farò, oppure sarà uguale a tutti quelli che faccio di solito. Non so essere creativa, io ho bisogno che voi mi mandiate foto su Instagram da cui prendere ispirazione perché proprio io sono negata, la mia fantasia. Così, sembro quasi uno studente di ingegneria. Eccomi qua col cerchietto abbinato perfettamente alle unghie. Uno dei prossimi video sarà il video sul semi permanente, quello facilissimo da rimuovere che si rimuove con il solvente senza dover fare nulla. Per cui stay tuned. So che me lo chiedete sempre su Instagram, almeno tipo da un mese e mezzo da quando l'ho mostrato la prima volta. Ho girato le clip in cui applico e rimuovo lo smalto. Mi viene forte girare. No, non lo faccio, lo faccio. State attenti, state qua sintonizzati sul mio canale perché lo vedrete presto. L'unico primer che praticamente utilizzo è il Vitamin Glow di Smashbox, che mi piace tanto, soprattutto quando ho utilizzato una crema viso molto leggera e quindi ho bisogno di un po' più di idratazione perché è un primer idratante. Ma se mi seguite su Instagram lo conoscete benissimo perché ve ne ho parlato mille volte. Lascia la pelle naturalmente luminosa, quindi se avete una pelle misto grassa come la mia e avete voglia che il fondotinta duri opaco il più possibile, non applicate questo prodotto sul naso, però sulle guance, su tutto il resto del viso sì. Applico su tutto il viso il Born This Way Matte e sono certa che sto per fare un disastro perché io non lo so, ho comprato questo fondotinta subito dopo l'estate, potrebbe essere molto scuro. Tra l'altro io non entro da Sephora da veramente tantissimo tempo, quindi ho scelto la colorazione così guardando video su YouTube, cercando un po' online comparazioni, ma in realtà io in estate, soprattutto alla fine dell'estate, quando già non vado a mare tipo da boh, metti 15 giorni, 20 giorni, quindi mi sto scolorendo, non so più che colore sono. Quindi boh, secondo me questo fondotinta potrebbe essere un pochino più scuro della mia pelle, speriamo che non si veda perché altrimenti già partiamo troppo male. Mi scoraggio e non editerò mai questo video. Vi dico com'è che ho deciso di fare la laminazione qualche mese fa, tipo boh, forse 3, 4, 5 mesi, forse prima della quarantena, non mi ricordo. Una mia amica si era comprata il kit per farla a casa e un giorno, tipo mandandoci le foto, io le avevo mandato delle foto delle mie sopracciglia perché mi piace tanto prendere il 24 Hour Brow Setter di Benefit e fare un po' tipo Greta Gazzi, cioè ho imparato da lei questa tecnica. Metto il prodotto e con il dito faccio pressione sulle sopracciglia in modo tale che restino così un po' spaparanzate. E questa mia amica mi ha detto: devo provare a farmi la laminazione alle sopracciglia, vediamo che succede. Quando ho visto il risultato, ho detto: no, vabbè, non ci posso credere, anch'io voglio farlo. Ora mi ordino il kit. Poi ho visto di recente l'ha comprato anche Andrea Cimatti. Un sacco di gente ha cominciato a fare da sola la laminazione a casa. Io volevo comprarmelo, poi non lo so, forse me lo sono scordato. Comunque non l'ho più fatto. Poi però così casualmente ho preso appuntamento nel centro in cui faccio il laser qua a Palermo. Ma io più che per le ciglia, che comunque voi lo sapete, io ho sempre avuto delle belle ciglia, magari non sono così scure, la loro lunghezza, la curvatura non è decisamente questa, ma la loro lunghezza non è così evidente perché le mie ciglia in punta sono molto chiare. Però io proprio volevo fare la laminazione alle sopracciglia. Applico il correttore. Questo è il Close Up Concealer di Nabla nella colorazione Medium Peach. Comunque, la ragazza che mi ha fatto il trattamento è troppo brava, si chiama Emilia. Abbiamo chiacchierato un'ora e mezza, cioè non mi succedeva di trovare una sintonia così con un estetista, comunque con un'operatrice del settore.
dalla mia estetista del cuore, da cui sono andata da quando avevo 14 anni sino a che non ho cominciato a collaborare con questo centro. E lei era super entusiasta delle sopracciglia che io le avevo chiesto di farmi, tutti gli altri invece erano tipo no, fanno schifo, no. E invece io sono rimasta troppo soddisfatta più delle sopracciglia che delle ciglia, sebbene ovviamente le ciglia hanno un effetto estremamente evidente e sembra che io abbia il mascara perché sono più scure, sono molto curve, ma potrei farne a meno. Delle sopracciglia no, mi piacciono tantissimo. Io lo so che piaceranno tipo a 10 persone su metti 10.000 che guarderanno questo video, ma che posso farci? Sono Sagittario, megasa se non vi piacciono. Vi avvicino così vedete meglio l'effetto del fondotinta. Ovviamente sapete che tutti i brufoletti che ho qua non li copro, manco se mi pagate. Non so se riuscite a vederlo bene, il viso è opaco, però non asciutto. Come vedete crea una base viso uniforme e liscia, cioè non si accumula in nessun poro, pialla un po' la pelle, proprio l'effetto sul viso è bellissimo. Solo che si ossida. Sto applicando la cipria, mia solita cipria, questa è la Peach Perfect di Too Faced, voglio finirla, mi sto mettendo di impegno. E adesso passiamo agli occhi. Io non so come riuscirò a truccarli con tutte queste ciglia, cioè mi sembra di avere le ciglia finte, ci penso. Come vi accennavo prima, sicuramente per gli occhi utilizzerò probabilmente entrambe le palette della Side by Side Collection di Nabla. Collezione dei toni neutri, quindi la retro approved, ma con un tocco di, come dire... Comincerei col tocco, come dire, ed è la Ruby Lights Glitter Palette. Quando Nabla ha lanciato la prima Glitter Palette, io ho lavorato per la prima volta con Nabla su Instagram e ho amato questo prodotto, era in altre colorazioni e faceva parte della Miami Lights Collection, quindi sono sicura che questi glitter mi piaceranno perché aderiscono perfettamente alla palpebra o dove volete metterli e non hanno bisogno di colla, restano lì tutto il giorno. E sono molti riflettenti perché oltre ad essere luminosissimi hanno anche diverse dimensioni di glitter al loro interno. Poi dei colori pazzeschi, mi chiedo perché Nabla non abbia ancora fatto un glitter sagittario, visto che qua c'è Capricorno, c'è Vergine, prima c'era Scorpione, cioè non ho capito. La palette da signore, che sono sicura sia nella wishlist di tutte voi, e se non lo è ancora è soltanto perché non avete Instagram e non la conoscete, ma probabilmente dopo questo video sarà nella vostra wishlist, è la Side by Side Nude Palette, una palette tutta dai toni nude, tutta pazzesca, 4, 8, 12, 16 ombretti. Prima di cominciare questo video l'ho swatchata perché il 16 novembre vedrete il video swatch di questa palette su Teste & Telle. Niente raghi, io mi dispiace soltanto perché sono sicura che alla fine farò un look banalissimo, però anche la mia migliore amica che è tipo non compra palette da 4 anni perché ha deciso che ne ha una, ne, due, non so quante ne abbia e non le serve nient'altro, mi ha detto che questa la comprerà. L'unica cosa che non mi piace di questa palette è il pack, cioè mi piace il fatto che sia sempre di cartone, che abbia uno specchio enorme all'interno, è comoda secondo me anche per viaggiare quando si potrà tornare a viaggiare, chissà, sicuramente per viaggiare con la mente, però ste lineette un po' troppo dura, no? Sarebbe stato più bello una cosa un po' tipo da signora. Ho trovato soltanto due di questi ombretti non estremamente pigmentati e sono Beauty Mark e Burnt Sienna, ma sicuramente poi applicati col pennello è diverso, cioè in ogni caso anche i metallici applicati con le dita sulla mano sono assurdi ed effettivamente vanno applicati con le dita anche sulla palpebra, io sono di quell'idea. Tutte le info più specifiche sulla palette, visto che magari la mettete in wishlist e ve la fate regalare per Natale, le vedrete poi nel video che giro per Teste & Telle. Adesso la proviamo insieme, quindi vi avvicino. Per prima cosa stendo il primer, questo è sempre quello di Morphe, ce l'ho qua nella mia scrivania, tutto quello che posso utilizzare qua nella scrivania. Comincio prendendo questo ombretto color panna e lo stendo su tutta la palpebra. A questo punto comincerei la sfumatura con Half Time. Ah, aspettate un momento ASMR. Che goduria! Questo ombretto è un nocciolo.
cucciola, bellissimo per la piega. Comunque è assurdo, sarà che io non uso mai il piegaciglia, quindi non mi vedo mai con le ciglia così curve, ma sembra di truccare un altro occhio. Prelevo questo color terracotta e lo applico nell'angolo esterno sfumandolo. Adesso vi racconto effettivamente qual è la sensazione quando fate la laminazione. Non so se l'avete mai fatta. Io pensavo che potesse essere una cosa tipo super fastidiosa per gli occhi, che non sarei mai riuscita a stare un'ora con gli occhi chiusi, anzi un'ora e mezza, perché è tanto che dura, perché oltre a appiccicare praticamente le ciglia in una specie di rotolino che la ragazza o il ragazzo che vi fa la laminazione sceglie in base alla lunghezza delle vostre ciglia, ogni 15 minuti deve applicare e poi rimuovere un prodotto, per cui poi un'ora e mezza è il tempo. Ovviamente, avendo fatto le sopracciglia insieme alle ciglia, visto che per le sopracciglia il tempo di posa invece è 12 minuti di tutto e non 15, è stato molto più veloce. Io pensavo che sarei stata lì 3 ore. Non so com'è che io non abbia minimamente pensato al fatto che effettivamente, essendo le sopracciglia subito sopra le ciglia, poteva farmelo insieme. Dai, facciamo una cosa diversa, riapplico lo stesso prodotto anche nella parte interna del mio occhio. Riapplico half time e sfumo tutti i contorni. Sulle sopracciglia non ho avuto alcun tipo di problema, l'unica cosa che un po' mi dava fastidio, ma tipo in cuor mio, è che la ragazza stava tutto il tempo a pettinarmi, schiacciandomi le sopracciglia verso l'alto. Quindi io pensavo, oh mio Dio, alla fine di questa giornata resterò tipo col 60% delle sopracciglia con cui sono arrivata. E non so effettivamente se siano caduti tanti peli o meno. La parte più fastidiosa delle ciglia all'inizio è stata quando la ragazza mi ha bloccato le ciglia inferiori con dello scotch di carta, credo. Ovviamente l'ha fatto perché altrimenti, siccome io ho le ciglia inferiori molto lunghe, cioè lei ha definito le mie ciglia estreme e mi ha detto che ho le ciglia inferiori lunghe quanto le ciglia normali di una ragazza che ha le ciglia normali. E io mi sono sentita troppo tutta. Adesso applico sempre negli stessi punti in cui ho applicato questo l'ombretto tempera. E con questo ombretto allungo un po' il mio occhio, così poi la sfumatura mi farà sembrare un po' più intelligente e non con l'occhio tondo, perché con le ciglia così solitamente le mie ciglia si aprono molto verso l'esterno e quindi sembra che io abbia delle ciglia veramente a ventaglio. Così invece mi fanno l'occhio un po' più a palla, per cui ho bisogno di correggere questa cosa col make up, allungando il make up. Comunque, dopo questa parte dello scotch non ho provato tanto fastidio, cioè ogni tanto mi veniva voglia di aprire gli occhi, però è stato molto importante parlare con questa ragazza. Proprio abbiamo parlato tantissimo, io le ho raccontato un sacco di cose mie, lei mi ha raccontato un sacco di cose sue, quindi mi sono distratta molto e non mi è venuto quasi mai di aprire gli occhi, se non alla fine. E infatti lei a un certo punto mi ha detto, per favore la puoi smettere di lacrimare, perché altrimenti abbiamo perso tutto il lavoro. Io le dicevo, oddio, forse non ce la faccio, dovevo stare con gli occhi chiusi, perché alla fine c'è un prodotto che veramente se entra negli occhi brucicchia abbastanza, per cui ovviamente ero stata un'ora con gli occhi chiusi, con le ciglia messe così, con l'occhio comunque tipo semiaperto resta. Non vi metto la foto perché qua potreste veramente impressionarvi, ma su Instagram l'ho messa e facevo impressione. E quindi alla fine un po' ho lacrimato, avevo gli occhi arrossati, ma comunque è stata una cosa veramente che è durata pochissimo. Dopodiché sono ritornata in me, soltanto che avevo delle sopracciglia assurde, proprio ancora più, e non potevo sciacquarmi la faccia, comunque non potevano toccare acqua e io non ho fatto lo skincare sia la sera che la mattina, ero troppo preoccupata, anche perché stamattina dovevo andare dal parrucchiere e pensavo, oh mio Dio, sicuro mentre mi fa lo shampoo mi cola un po' d'acqua, come farò? No, dico, io ho fatto questo coso, ma adesso devo mettergli per forza un glitter. Oppure sai che facciamo? Oggi non uso i glitter, li vedrete poi in un reel di Instagram. Seguitemi su Instagram. Riprendo tempera e lo applico sotto le ciglia inferiori. Ovviamente sempre un look un po' grezzo, perché ormai abbiamo seguito quella corrente. A me piacciono le cose molto sfumate, non perfette, ma che nel complesso ci rendono più fighe, giusto? Perché l'obiettivo è guardarci allo specchio e sentirci delle strafiche, non delle make-up artist. Con le dita, e solo con le dita, prendo questo ombretto
e lo applico dove ho lasciato lo spazietto bianco. Lo sfumo un po' con l'ombretto che abbiamo già applicato, quindi con lo stesso pennello senza prendere ancora ombretto. Niente, dà un sacco di luce, è bellissimo. Però me lo aspettavo più metallico, invece ha tantissime micro perle. Devo sfumare meglio qua. Questo schifezzo. Quindi ho deciso che sto per distruggere il make-up. Oh raghi, lo voglio fare. Perché potrei prendere il paradiso e metterlo nell'angolo interno. Cominciamo facendo questa cosa. Prendo paradiso, che è un ombretto oro che sembra proprio oro. Prima però metto Better Society qui giù pure, così c'è un po' luminoso per giù. Adesso prendo paradiso, pa 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 pa, paradiso. Non ci posso fare niente, volevo assolutamente farlo. Quindi a questo punto con Capricorno, è un pennellino in realtà, vediamo se si applica col pennellino. Ok, prendo un po' di glitter. Oh no. Adesso questo resterà qua per sempre. Voglio applicare un mascara volumizzante perché voglio vedere che cosa succede al mio occhio e applico Intenso di Espresso, uno dei mascara che utilizzo di più in assoluto, che ho amato tantissimo e mi piace tantissimo, però in estate purtroppo mi sbavava e comunque quando rido tanto mi sbava, però ha un effetto pazzesco sulle ciglia. Cioè si rigirano. Ah, non mi piacciono le ciglia col mascara. Passiamo al viso. Per il viso utilizzo la The Pink Lady di Eleonora, che fa un odore buonissimo. Mi piace tanto, è tipo molto vanigliato, dolcino. Questa è la più chiara delle tre face palette che Eleonora ha fatto in collaborazione con Cosmify. Ci sono due terre, due blush e due illuminanti e la fila superiore è caratterizzata da toni freddi mentre quella inferiore da toni caldi. Faccio un po' di contour con Drama, che comunque praticamente è quasi del colore della mia pelle, ma siccome queste polveri sono super scriventi e anche molto sottili, si sfumano bene. Mi piace veramente tanto questa palette. C'è un prodotto nello specifico che mi piace tantissimo, adesso ve lo faccio vedere. Quindi, siccome sono così tanto scriventi, anche Drama, che in realtà è chiarino, si vede bene. O perlomeno, sapete che a me piacciono gli effetti molto naturali, molto sfumati. Cioè, se mi seguite da tanto e seguite i miei make-up, lo sapete. Che la parola d'ordine in questo canale è sfumare! A questo punto prendo Teddy, che è la terra calda, lo scarico tantissimo perché scrive un botto, e scaldo un po' l'incarnato. Ecco, vedete, ho su il cerchietto da 46 minuti, cioè il tempo di registrazione di questo video, e mi sta cominciando a fare malissimo la testa. E adesso prendo il blush rosato, anche i blush sono super scriventi, infatti ho imparato che con questa palette devo prendere un pennello per nulla fitto, cioè che di suo già applica veramente poco prodotto, perché altrimenti ho un effetto che è troppo carico per quello che piace a me. No vabbè raghi, ho fatto così un attimo, mi sembra che le ciglia mi si attorcino qui. A questo punto prendo l'illuminante Wow, considerate che Favola non l'ho ancora mai utilizzato, perché mi sono fissata con Wow, che è più oro, comunque più nelle mie corde, perché ha una texture sottilissima, ma fondamentalmente quando lo applicate non fa per nulla spessore, cioè si fonde perfettamente con l'incarnato e infatti è molto delicato. Io ne applico tantissimo, quindi in camera, ma poi la mia camera è una roba spaziale, si vede molto bene, ma dal vivo non fa l'effetto di hai messo troppo illuminante, non so come dirvi, si fonde veramente proprio... Sono troppo contenta di questo illuminante che ha fatto Eleonora. Brava Ele, anche se sei scorpione. Le sopracciglia direi di risparmiarle, anche perché sono ancora un po' rigidine e incollate al viso. Ho paura che mi cadano tutte. Cioè ci sono dei buchetti ovviamente, potrei anche riempirli con Photoshop. Dal vivo proprio zero. Anche perché se riempio le sopracciglia così spesse, e ovviamente sono così spesse perché ho i peli molto lunghi, poi sembra vero Elio, però così molto grandi, però un po' vuotine, mi piacciono troppo.
Nella nuova collezione di Nabla, credo di aver appena fatto una clip in cui diciamo nella nuova collezione di Labbra, ci sono 6 matite labbra nude. È tutta una collezione nude, cioè una matita perfetta per ogni incarnato. Io penso che applicherò la nude numero 1. No, vabbè, ma è fighissima, riempio pure tutte le labbra all'interno. E sopra questa matita applico un gloss. Ho ricevuto dei nuovi gloss di We Makeup e adesso vediamo quale scelgo. Penso che opterò per questo nude che si chiama 02. Ho ricevuto anche il gloss volumizzante di We Makeup, quindi fatemi sapere se volete che io lo provi, perché quando ho provato il Viper Lip Plumper di Nabla mi avete chiesto in tantissimi se avessi già provato quell'altro. Bello questo gloss. Questi gloss hanno un sapore molto dolce, non appiccicano, un po' oleosetti. Questo colore sembra bellissimo. Oh. E niente, picciotti, se siete arrivati a questo punto del video, lasciatemi un commento dando un voto a questo look da 1 a 10. Io tipo gli darei 7,5. Devo dirvi che Nabla, come sempre, è una conferma. Per me è veramente uno dei brand di make-up migliori, facilmente reperibili. Sono veramente contenta che tutto questo sia nato nella nostra realtà. È da dei picciotti, perché sono veramente tutti dei picciotti. E niente, ma siccome i picciotti siete anche voi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un pollice in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Fatemi sapere se avete mai fatto la laminazione, se vi piace la laminazione alle sopracciglia e alle mie sopracciglia. Non siete troppo cattivi. Io spero di avervi almeno tenuto compagnia mentre fissavate il vuoto. Niente, picciotti, io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exo, la retro!